Noi andiamo avanti 5 km, giriamo e ritorniamo poi qua. Ok. Direzione Asiago, Luserna, Passo Bezzena. Tu stai registrando? Sì, adesso sì. Allora, noi adesso stiamo andando in direzione Asiago, però in realtà ci fermiamo molto prima a Bezzena, Passo Bezzena. Bezzena. Laddove con Pier Vincenzo arriviamo in macchina per poi salire a quello che vedremo più avanti, che è il Pizzo di Vedico. Vincenzo, questo è per te. Oi. Macchina! Detto, che vergogna! Detto. Passo Bezzena a 3 km! Quindi! In macchina! Vabbè. Dura! No, andare! No, poi da Passo Bezzena al Pizzo di Vedico a piedi, no, non è dura! Qui andiamo su così, dai! Mai così dura come il Menador, assolutamente! Il duro è fatto! Basta, andiamo così 3 km di salita fino a Passo Bezzena. Passo Bezzena è famoso perché ci sono dei pascoli, ci sono delle mucche ben pasciute e fanno dei formaggi eccezionali, tipo appunto il formaggio Bezzena, oltre che la ricotta. Bello. Che vengono anche direttamente ai turisti. Sono dei masi, case, delle piccole, come dire, fattorie, dove vengono direttamente al turista la ricotta freschissima e il formaggio Bezzena. Ok? Ok. Oltre al formaggio Bezzena, raramente tu qui ti puoi comprare anche il formaggio a Asiago. Perché? Ah, sì. Perché Passo Bezzena e Altopiano di Asiago sono adiacenti. Ok? Troppo, eh? Sennò poi è troppo lunga.